Pesce d'aprile a Cantù, Juve Caserta d'acciaio, prova di forza degli uomini di coach Sacripanti che trovano due punti d'oro nell'uovo di Pasqua Lombardo. Senza Ionusas fuori per l'infortunio, il tecnico casertano con un lungo trascorso sulla panchina di Cantù lancia Marzaioli in quintetto ed i bianconeri mandano così immediatamente un segnale forte agli avversari. In avvio un Achindele non lucidissimo viene sostituito da un propositivo Michelori, mentre dall'altra parte Tabu e Mancinelli tengono botta. Primo quarto avvincente e momentaneo vantaggio locale. Nel secondo periodo, dopo il gioco da tre punti di Mavredis, i brianzoli tentano la prima fuga con Šekić e Aradori, quest'ultimo il migliore dei suoi. Il massimo vantaggio canturino comunque si ferma sul più 5 perché Achindele prima ed uno straripante Jeloaz poi riescono a tamponare la verve casalinga. La bomba di Gentile al 18° minuto vale il sorpasso bianconero che diventa parità a quota 31 dopo i liberi realizzati da Aradori e Gentile. Si va negli spogliatoi con questo punteggio, merito della compattezza casertana al cospetto dell'altalenante corazzata schierata da coach Trinchieri. Nel secondo tempo però è la Juve a cercare l'allungo. Le bombe di Gentile e Marzaioli intervallate dalla schiacciata di Achindele segnano sul tabellone il più 8 in favore degli ospiti. Un minuto più tardi poi due siluri di Jeloaz gonfiano ancora di più il vantaggio che arriva in doppia cifra, 37-47 dopo 25 minuti di gioco. Mancinelli e Tabu provano a dare la scossa, il Pianella si sveglia e Aradori mette la freccia chiudendo il terzo quarto sul 50-47. Nell'ultima frazione tre liberi di Mazzarino illudono i padroni di casa che sentono la contesa scivolare ormai dalla loro parte. Mavredis e Achindele tuttavia non sono dello stesso parere. Con il canestro di Marzaioli la situazione si capovolge, Cantù trema ma riesce a riconquistare l'equilibrio grazie al fallo tecnico che punisce la reazione di Achindele su Cusin. La bomba di Leonen, brava ad uscire dai blocchi, condanna apparentemente il match al supplementare. Così non è, perché Marzaioli subisce il fallo da Mazzarino e dalla lunetta trasforma il tiro della vittoria. Termina 65-66. Pasquetta speciale per i bianconeri che continuano a scrivere pagine di storia quando sta per volgere al termine un campionato che ha visto tante protagoniste al vertice ma che, se si potesse assegnare il titolo per il cuore e per l'orgoglio, premierebbe senz'altro la Juve Caserta di coach Sacripanti.